Ed ego, Claudio Cardinalis Humus, spondio, volvio, agiuro. Il brasiliano Hummes. Ed ex sancta de Evangelia, qui manu mea tam. Ego, Georgius Marius, Cardinalis Bergoglio. L'argentino Bergoglio, che fu uno dei più votati nel almeno all'inizio del conclave del 2005. In piazza San Pietro, dove c'è Cristiana Caricato. Noi vediamo dalla piazza, ci arrivano immagini bellissime, i colori di questi ombrelli, ma tantissima gente. Non sentiamo i rumori, non sentiamo le voci della piazza. Com'è la piazza? È silenziosa, pregante, com'è? Trattiene il fiato perché aspetta, è gonfia di speranza, vuole vedere il nuovo Papa, c'è questo alternarsi di sentimenti, questa altalena di emozioni ad ogni fumata, adesso si attende la terza, naturalmente questa è folla che è rimasta qui per ore sotto la pioggia, ad aspettare magari anche una fumata prima, dopo il quarto scrutinio, fumata che non è arrivata e quindi adesso aspetta, spera, siamo già oltre il termine stabilito all'incirca per la fumata serale, quindi naturalmente eccola adesso Cristiana. Sentitela ed è bianca. Non si capisce, forse è bianco. Accanto a me ci sono i corrispondenti di tutto il mondo che urlano. È evidente che la fumata è bianca, la piazza ha deciso, adesso dobbiamo solo aspettare il suono delle campane perché è il momento decisivo. Ecco la piazza, sentiamo la piazza. Sì, la piazza. Per essere aiutati a mandare il segnale bianco inequivocabile. E ci sono riusciti. In effetti è così. E c'è un le campane, ecco le campane. Questa è la certezza. Sono delle campane e la certezza che l'elezione è avvenuta. È un'emozione indescrivibile. Eccoli. Riesci a vedere? Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. L'urlo della folla ci fa capire che dovremmo esserci, dovremmo vedere apparire. Ecco. Eccolo.
preparano il microfono. Che bel sorriso. È alto e imponente lo è, eh? Alto, imponente e imponente la scelta che ha fatto di chiamarsi Francesco, scelta che nessuno finora aveva avuto il coraggio di fare. Ecco le bandiere argentine. Era previsto questo suono, questo ballo qui. La veste gli sta a perfezione, evidentemente rientrava nei canoni di uno dei tre. Ci sembra un po' serio, ma forse è proprio lui così. Sarà non serio, è lui così. Sarà trattenendo anche la commozione. Commozione, emozione. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ben sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città.
E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostolis Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vita in eterna. Amen. Indulgentiam, ad solutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantia in bonis operibus trio ad vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Tanto godiamoci ancora questi istanti di saluto. Vedete già dalla croce che il nuovo Papa porta, che era quella che portava quando è entrato in conclave, non è certo una croce di quelle preziose e gemmate. Vediamo se aggiunge altre parole a quelle già dette. Dobbiamo dire che è stato nell'insieme qualcosa di rivoluzionario. Straordinario. Di straordinario e di rivoluzionario, perché non ricordo un inizio di pontificato così centrato teologicamente sull'essere vescovo di Roma, che è il motivo per il quale, grazie al quale, si è pontefici di tutta la Chiesa. Ha parlato pressoché solo della Chiesa di Roma
chiamando a testimone il cardinal vicario che gli stava appresso. Credo che questa sia la prova più significativa della pastoralità di questo uomo che viene dalla gavetta, che viene dalle grandi periferie del mondo, dalle grandi metropoli del mondo. Dalla fine del mondo, come ha detto lui nel discorso. Ha detto, è un discorso che è sembrato, mi ha colpito per tantissimi punti, la preghiera fatta per Benedetto XVI. Non so se il Papa parlerà ancora. Sì. Probabilmente sta chiedendo il microfono, il Papa forse vuole aggiungere qualcosa. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Sì.